Ciao ragazzi, allora qui sono nel cortile di casa mia, questo è Scorpio che insomma ha più di 12 anni e lei è Malga. Allora vi faccio questo video per dirvi che anche in questo caso è solo lo studio che fa la differenza. Dalla prossima settimana Scorpio io lo trasferirò in un recinto che è laggiù, io lo chiamo la casa di riposo dei miei cani, che praticamente è il posto dove quando i cani smettono di essere competitivi hanno la necessità di essere isolati, poiché la natura li isolerebbe. Allora, se io non avessi fatto tanti studi di zoologia, oggi quali sarebbero le considerazioni che farei? Guardate lui come gli ringhia la femmina. Perché accade questo? Accade questo perché lui ormai non riesce più a mangiare. Pensate che lui è passato da essere un cane dominante, però ormai Malga è in pieno sviluppo caratteriale. Lui è un anziano, come fosse, non so, un uomo di quasi 80 anni, 78 anni, più o meno quasi 80 anni, ancora arzillo, perché lui l'ho visto ancora mordace. Ma lei è una femmina forte, ecco, vedete che se lei lo guarda lui si gira e di conseguenza lui non è più competitivo. Allora, perché io mi viene un po' da ridere quando le persone parlano dell'amore che c'è fra i pelosetti? Perché io studio i cani dalla mattina alla sera. Allora, loro, diciamo, quale sarebbe il motivo, se non fosse un motivo naturale, di andare in così conflittualità. Qui è Malga, alla quale noi vogliamo molto bene, lei ci dimostra tutto l'affetto possibile e immaginabile, lì c'è Scorpio. Eppure ormai lei da femmina ha preso il sopravvento, vuole un altro maschio, se non fosse chiusa qui nel nostro giardino, mai mi sono illuso che un cane chiuso in un giardino sia un cane felice, lei avrebbe già compiuto l'effetto della migrazione. Tra l'altro lei vive qui perché va in ottimo rapporto con tutti i gatti che noi abbiamo e noi qua possiamo solo tenere cani che vadano molto d'accordo con i gatti. E di conseguenza ci sono e ci sarebbero tutti i presupposti che Malga e Scorpio andassero d'amore d'accordo fino al momento che Scorpio passerà a miglior vita. Allora, voi dovreste vedere invece che conflittualità c'è. Se io ad esempio chiamo Malga, lui la respinge in tutti i modi. Guardate. In questo momento non la. Però se io ad esempio adesso vado a prendere un pezzo di qualcosa da mangiare, e questo è molto importante che le persone capiscano, questa è una crosta di formaggio dal quale vado molto ghiotto, e lui non ci pensa neanche di prenderla. Vedete, se la mangia Malga. Questo non sarebbe mai successo con le altre femmine, e lui lì, guardate, lei solo perché io adesso ne ho altre, ma nel momento in più non ne ho, ecco, guardate, lei se le mangia, lui le ringhia, ma non è più in grado di fare nessuna reazione. Ecco, questo è il momento che io devo prendere il cane e metterlo in un recinto separato che io chiamo casa di riposo, perché devo riprodurre ciò che avverrebbe in natura, ovvero che, guardate lui come gli ringhia, ma lei è completamente indifferente. Perché avverrebbe questo. Ecco perché io sostengo da sempre che è solo lo studio che fa la grande differenza. La prepotenza nei commenti, io ne so più di te, tu hai fatto questo, me ne scrivono di tutti i colori, ma cos'è che fa la grande differenza? È lo studio. Ed è questo proprio il motivo per il quale vi dico, fate questo percorso che vi sto suggerendo. Magari sarà uno sforzo economico in questo momento. Ma ve lo ritroverete perché investire nei cani, guardate, io non avessi investito tanto in studi, tutte queste cose che vi sto spiegando adesso, che è un miliardesimo delle cose che voi dovreste sapere, non le saprei e sarei veramente a livello di tutti gli altri che sanno
scrivono commenti infiniti, che si insultano, che ci provano sempre, ma alla fine non capiscono mai una sega di niente, perché la differenza è proprio quella, la differenza è lo studio. Quindi 24 e 25 di maggio c'è questa sessione d'esami. Per partecipare dovete avere 4 videocorsi, magari qualcuno lo avete già, per dare la qualifica base, che è educatore di cinofilia naturale e recupero cani aggressivi. Con altri 4 videocorsi, 8 in tutto, voi potete accedere all'altra qualifica, che è consulente cinofilo per cani da guardia. Non ha importanza se poi magari alla sessione d'esame darete o no l'esame. Ha importanza che iniziate questo percorso, sia che solo perché avete cani e volete saperne di più, sia perché magari oltre alla passione potrebbe diventare anche una professione. La cinofilia in Italia, come nel mondo, ha bisogno di persone qualificate, ma non di persone che si improvvisano, che sappiano veramente leggere si può dire, nel comportamento dei cani ciò che desiderano, perché è un nostro obbligo quello, visto che noi li costringiamo, al di là di tutte le cazzate che si sentono a dire in giro e si leggono in giro e si sono sempre dette di più in questi ultimi anni, se noi costringiamo i cani a stare in una recinzione, loro animali liberi, come vivono liberi ancora in tante parti del mondo, che decidono, come tutti gli animali, di scegliere cosa è meglio per la loro vita, noi per amarli abbiamo solo una possibilità, quello di riprodurre ciò che loro farebbero, e per far questo bisogna capirli. Ok? Quindi avete ancora veramente poco, lunedì sera scadrà questo termine di iscrivervi a queste sessioni di esame per prendere queste due qualifiche e per poter acquistare i videocorsi che non avete ancora con lo sconto studenti del 30% e fare il salto di qualità, perché ricordatevi che è solo lo studio che fa la differenza. Vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi, vi auguro a tutti buona giornata. A presto!